Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. Come sapete, siamo arrivati alla terza edizione dello slalom Città di Caltagirone in memoria di Giovanni Carnibella. Oggi sabato 10 dalle 15 alle 19 si svolgeranno le dovute verifiche per quanto riguarda tutte le macchine che domani saranno sulla griglia di partenza. Le voglio dare un in bocca al lupo a tutti i piloti e delle raccomandazioni per quanto riguarda le restrizioni che in questo momento stiamo vivendo, che non ci può essere, diciamo, pubblico per percorso. Quindi raccomandiamo a tutti di vedere la gara in diretta streaming o sui canali social, su YouTube e quant'altro, e quindi sicuramente da casa potete seguire, anzi ancora meglio, la manifestazione. E grazie a tutti i volontari, grazie a tutte le associazioni che parteciperanno, diciamo, per l'aiuto di questo evento, grazie a tutte le forze dell'ordine. I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse. Domani abbiamo questo terzo slalom di Caltagirone, che è la terza volta consecutiva che facciamo, anche se io come specialità preferisco i rally, però non potevo non essere qui a Caltagirone a onorare questo slalom. I want you to take over control. Take over control. Plug it in and turn me on. Let's go take a ride in the car. I will take the passenger seat. Baby, we don't have to go far. Unless you wanna show me a lovely place out of town. Siamo qui alle prove generali del terzo slalom della città di Caltagirone in memoria al Giovanni Carnibella. È un piacere, un onore rappresentare la città di Caltagirone qui a questa manifestazione, perché è importante lo sport e anche in questo momento di pandemia noi cerchiamo di valorizzare e creare le condizioni affinché lo sport possa ritornare a occupare le nostre vite. In questo momento in difficoltà, quest'anno la gara non sarà visibile dal vivo, dal pubblico, ma sarà visibile sui canali social dello slalom. È importante questo perché ognuno di noi non deve avvicinarsi al percorso, perché non può entrare, quindi evitiamo di avvicinare lì per cercare di essere furbo e vedere la gara. Non la possiamo vedere dal vivo, ci dobbiamo accontentare in questo anno di pandemia a vedere la gara sui social. Un grazie va a Pippo Carnibella, organizzatore, insieme a Mike. We'll be right back.
to sell them. Direttamente da Caltagirone per il post gara, che è il terzo slalom di città di Caltagirone, Memorial Giovanni Cannibella. Appunto per questo ringrazio, prima voglio ringraziare tutti i piloti per la presenza, perché nonostante le varie problematiche siamo riusciti comunque ad avere oltre 80 partecipanti. Ringrazio AC Sport Sicilia che ci ha dato la possibilità di inserirla tra il campionato siciliano per importanza, ma voglio ringraziare innanzitutto il comune di Caltagirone che già da qualche anno che ci
ci aiuta nell'organizzazione della manifestazione, e poi il ringraziamento particolare comunque va all'Elgomega, a tutti gli sponsor e all'amico Pippo Cannibella, che è colui che ha voluto comunque l'inizio di questa manifestazione. Siamo ben lieti come ogni anno di portarla avanti e cercare di farla crescere. L'unica cosa che ci è dispiaciuto ovviamente è stata la mancanza del pubblico, perché comunque si è fatta sentire, però devo dire che sono molto contento da parte dei cittadini caltagirone, perché non hanno avuto bisogno di interventi particolari, hanno capito la situazione, hanno seguito comunque sia dei social e quant'altro, e voglio ringraziare anche tutte le autorità competenti per averci dato la possibilità, nonostante il periodo particolare che stiamo vivendo, per averci dato la possibilità comunque sia di poter essere qui a Caltagirone. Il prossimo anno sarà messa di nuovo, sarà in calendario a Cisport, speriamo con meno restrizioni, in modo tale da poter dare lo spettacolo per come si deve, con il pubblico e con tutto il resto. Cercheremo ovviamente di migliorarci. Ringrazio ancora quanti hanno preso parte, hanno partecipato alla manifestazione. Ci vediamo il prossimo anno.